Purtroppo questi marchi ingegni, no, elettronici, molte volte creano delle problematiche. Del resto, come vi avevamo anticipato, oggi l'appuntamento con l'avvocato Giovanna Bellizzi e poi Maride Rinaldi di Ionica TV per quanto riguarda un argomento interessantissimo che fra poco vi illustreremo. E niente, abbiamo avuto dei problemi nella connessione con la nostra regia, col numero fisso, per cui abbiamo dovuto cambiare un po' il tutto e connetterci a un'altra nostra linea per avere entrambi in diretta. Li abbiamo già e diamo loro il buongiorno. Buongiorno avvocato. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Davide. Paride Rinaldi. Esatto, Paride Rinaldi, giusto. Allora, siamo in diretta, come ho già detto, e noi abbiamo già nei giorni scorsi un po' anticipato quello che sta accadendo in quel di Policoro, dove mi sembra ormai la democrazia e soprattutto la libertà di stampa non viene assolutamente presa in considerazione, anzi dico io, me ne assumo tutta la responsabilità messa sotto i piedi. Allora, abbiamo ritenuto opportuno fare questo collegamento, avvocato Bellizzi, perché sappiamo bene lei, la figura che rappresenta sempre in difesa dei diritti e della libertà di informazione, Paride Rinaldi, che comunque con la sua Ionica TV, insomma, ha subito anche delle profonde delusioni da chi invece doveva essere disponibile nei confronti non soltanto di Ionica TV, bensì di tutti i mezzi di informazione. Allora, avvocato Bellizzi, vogliamo iniziare con lei, così brevemente illustra un po' cosa è accaduto e poi sentiremo anche Paride, insomma, in questa vicenda. Sì, buongiorno e grazie per lo spazio che dedicate a questa questione che è molto importante. Perché? Perché Ionica TV e Paride, gestita da Paride Rinaldi, è una voce molto importante per i cittadini, perché si occupa e dà spazio a tutte le problematiche, dall'ambiente ai disservizi, al degrado urbano, alle violazioni di legge e alle incongruenze che appaiono soprattutto durante lo svolgimento dei consigli comunali, dove lui è sempre presente da anni, sempre, e quindi consente ciò. Perché? Perché riprende integralmente tutti i consigli comunali, li trasmette poi sul suo canale Ionica TV e quindi li rende fruibili e accessibili a tutti i cittadini che magari per motivi di salute, motivi di tempo, di lavoro, non hanno possibilità di recarsi in consiglio comunale e ad assistere ai lavori. Evidentemente il problema è proprio questo, perché è stato approvato, fortemente voluto dall'attuale maggioranza del consiglio comunale di Policoro, con sindaco Enrico Masci, il dottor Enrico Masci, e presidente del consiglio, l'avvocato Domenico Ranù, un regolamento che si inserisce in un regolamento sulle attività di comunicazione del comune ed è finalizzato a, loro dicono, disciplinare le riprese e le videoriprese dei consigli comunali, noi diciamo a censurare. È facile dire che si è introdotta una regolamentazione, ma poi quando si leggono gli specifici articoli, allora si scopre che la realtà è un'altra rispetto a quella divulgata. Ci tengo solo a fare una precisazione. Questo regolamento è stato già approvato, discusso in consiglio comunale il 31 luglio scorso, nonostante le estreme opposizioni della minoranza, è stato approvato. Un altro piccolo inciso: c'è questa abitudine da parte dell'attuale assise comunale di mettere all'ordine del giorno, quando si debbono discutere delle questioni di particolare interesse, sempre all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Lei dirà, vabbè, non è una questione di essere primi, secondi o terzi. Certo, però, che se poi metti 10 punti all'ordine del giorno o la questione che è di grande interesse viene discussa alle 2 di notte,
alle 2 di notte, sì, ricordiamo, avvocato. E addirittura alle 3 di notte, beh, mi assumo tutta la responsabilità nel dire che questo, se non è ostruzionismo, sarà molto altro. Posso anche capire se le questioni sono state talmente tante, aver impegnato ore e ore di discussione, ma siamo nell'ambito del tentativo di allontanare la partecipazione, a mio parere, dei cittadini. Perché questo? Sì. Perché è difficile che il cittadino più determinato, più partecipe, possa resistere così tanto, sì, fino alle 2-3 di notte, perché siamo tutti impegnati con le elezioni della vita. E questo perché? Perché evidentemente c'è forse una sorta di imbarazzo anche di chi vuole questi regolamenti di discuterli poi guardando e vedendo la partecipazione dei cittadini, perché ripeto, Ionica TV è una emittente estremamente seguita, raggiunge dei numeri di grandissimo spessore, e forse anche questo è il problema, perché poi dando manifestazione di alcune criticità, ecco che alcune criticità possono essere acquisite dai più. Capisco perfettamente, sono completamente d'accordo con lei, soprattutto in quella fase in cui lei ha specificato l'orario in cui si è discusso il tutto. Non lo so, io rimango un po' interdetto innanzi a queste vicende. Sa perché, avvocato? Perché io ho sempre creduto nella libertà di informazione e libertà di stampa. Ostruzionismo, sì, ostruzionismo, ma credo anche poca coerenza con la democrazia, perché come può essere toccata la libertà di stampa, soprattutto quando si va a trasmettere un consiglio comunale che parla di fatti pubblici e di cui i cittadini devono essere informati? Ecco, è qui che non riesco molte volte a comprendere l'atteggiamento di alcuni l'argomentazione, l'eccezione che viene sollevata da chi ha voluto questo regolamento è che l'informazione viene compiutamente assicurata attraverso una diretta dei, sì, consigli comunali svolta con una funzione, con un incarico affidato a una società. La qualità di questa diretta è pessima. Lo sappiamo, è lo streaming, se non erro. Lo streaming che non consente la fruibilità, non si comprende. Poi lei sa benissimo che la dialettica, a volte gli scontri sono accesi, le voci si sovrappongono, la telecamera è lontanissima dall'assise, di conseguenza si vedono solo tante persone che si agitano, ma poco si capisce. Anche io ho provato a seguire le dirette streaming e poi ho dovuto invece, è da lì che ho conosciuto Ionica TV e Faride Rinaldi, apprezzarne invece la diretta fatta in maniera qualificata, con gli strumenti idonei, anche zoomando sul viso dei singoli interventi. È lì che si capisce allora quello che la persona ha detto. Ma lei ha voglia di divertirsi oggi oppure? Prego, ci divertiamo tanto in mezzo a questo. Allora, io le voglio porre una domanda e lei mi deve rispondere con la sincerità che la contraddice. Secondo lei esiste in tutta Italia un regolamento sulle video riprese dei consigli comunali dove si prevede che un consigliere comunale che si è candidato, che è stato votato, che è stato eletto, che si trova nei banchi del consiglio comunale per gestire il bene pubblico, possa legittimamente dire: io ho diritto a non essere video ripreso? Guardi, è molto difficile rispondere alla sua domanda, avvocato. Perché? Con questo regolamento, e qui sembrerebbe quasi, che quando è stato raccontato avevo difficoltà a crederci, no. L'ho presa come una sorta di leggenda, tal passaparola,
si dice una cosa, se ne capisce un'altra, perché sa quelle cose così inverosimili, dico no, sì, non... sì. Poi invece ho dovuto leggere che effettivamente c'è scritto al punto 7, comma 7 dell'articolo 13 di questo regolamento: in caso uno o più consiglieri abbiano espresso la volontà di non essere ripresi durante i loro interventi, sì, rimane per le testate anche giornalistiche l'obbligo di rispettarne la volontà, non divulgando le immagini. Cioè. Senta, io le stavo rispondendo, no? Allora, io le pongo una domanda, ecco. Visto che c'è una diretta streaming, no? No? Ecco. Cosa si farà? Se un consigliere comunale dirà: io sono timido, stamattina non mi sono pettinato e non sono bello come sempre, mi è venuto un brucolo al centro della testa, sembro brutto, non voglio essere videoripreso perché la mia immagine ne risente, però c'è la diretta streaming, allora stacchiamo la diretta streaming e interrompiamo il servizio pubblico. Oppure possiamo fare come si lei tiene pretende con le immagini, quei processi dove i testimoni vengono dovendo testimoniare su cose molto sensibili a rischio della loro incolumità, no? Bisogna proteggerli e si mette un paravento intorno al testimone. Famosi pentiti, insomma, no? Ma non è la cosa è un po'. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere un cappuccio. Metteremo un cappuccio sulla testa del consigliere comunale, un passamontagna, un casco, perché la diretta streaming non si può interrompere, altrimenti c'è rottura del servizio pubblico. Però il consigliere dice: no, io non voglio essere videoripreso. Si pone un problema concreto. Sì. Ma chi l'ha scritto questo regolamento? Sapeva quello che stava dicendo e quello che stava facendo? Non credo proprio. Io credo che chi l'ha scritto, e me ne assumo tutte le responsabilità, non conosce le più elementari regole. Ma non è finita qui, no, se scusi. Si vuole divertire, prego. Regole di democrazia e di libertà di informazione, e non riesce nemmeno a comprendere il ruolo di un consigliere comunale. E non voglio esagerare. Questo tipo di atteggiamento, me lo consenta, mi potranno anche querelare, poi lei mi difenderà, avvocato, se andiamo al processo. Si può contare sicuramente. Ecco, ascoltando queste cose mi viene in mente quando da giovanissimo, piccolo, subito dopo la guerra e quant'altro, gli anni 50-60, mi parlavano o di Hitler o di Stalin e delle loro leggi. Mi scusi, ma siamo veramente al di fuori del buon senso e soprattutto del rispetto della informazione. Dire che un consigliere comunale potrebbe non voler essere, cioè, ma siamo veramente sull'assurdo. Che è da fare una considerazione. Il consigliere comunale si è candidato ed è stato votato ed è stato eletto e rappresenta tutta la cittadinanza in quel momento, deve rendere conto di tutto il suo operato, ma non esiste proprio dire che lui può esprimere il diritto a non essere videoripreso, perché la tutela della privacy sussiste nell'ambito della sfera privata del consigliere comunale, e di certo io non posso riprenderlo quando è con la sua famiglia in momenti di estrema tenerezza, di riservatezza, o nelle sue condizioni che non sono, che esulano lo svolgimento dell'attività amministrativa. Avere solo ipotizzato questa eventualità da parte di chi si dice sostenitore della tutela dell'interesse delle classi sociali, dei principi basilari del nostro ordinamento come la libertà, l'informazione. Stiamo parlando del consiglio comunale. La cassa comunale dovrebbe essere, si dice, fatta di vetro, non in senso oggettivo, in senso ideologico, perché deve essere trasparente. Cosa si teme? Ma un'altra riflessione si pone in questo regolamento, perché a un certo punto si fa una differenziazione tra i giornalisti e gli altri soggetti, sì, perché si dedicano due capoversi distinti. Le testate giornalistiche dovranno presentare la domanda al Presidente del Consiglio Ranù, Avvocato Ranù, per poter essere autorizzate a riprendere, ma attenzione, soltanto 10 minuti il Consiglio Comunale.
Gli altri soggetti che non sono giornalisti, per poter, ma anche altre emittenti web, ecco che è un regolamento a mio parere abbastanza strutturato e ha una direzione precisa, si fa riferimento anche alle associazioni di cittadini. Tali individui, per poter riprendere, non devono presentare soltanto la domanda, ma devono indicare i motivi. I motivi. Si dice che addirittura, le leggo proprio il capoverso, le associazioni di settore, le associazioni di cittadini e di professionisti devono indicare i motivi qualora vi sia nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale uno o più punti di rilevante interesse per i soci. Cioè, se io sono un'associazione ambientalista Mediterraneo No Triv e voglio video riprendere quel Consiglio Comunale, devo dire che in quel Consiglio Comunale c'è una questione che interessa i soci di Mediterraneo No Triv, quindi una questione ambientale. Invece se si discute del bilancio, detto tutto, torna a casa, chiudi la telecamera, che ti interessa? Oppure dello sgambettamento dei cani, allora in quel caso devi tornare a casa. Ecco, lo sgambettamento dei cani. Roba da uscire. Vediamo perché il prossimo consiglio comunale che si terrà il 30, e colgo l'occasione 30 di settembre per invitarla. Lunedì prossimo, se Dio vuole. Lunedì prossimo alle 18.30 inizia. Ma si finirà verosimilmente forse a notte fonda, e la invito caldamente a essere presente, ma soprattutto anche i cittadini con il cuore tutti alle 18.30 lunedì, perché essere presenti, perché è un passaggio a mio parere importantissimo. Si sta consumando qualcosa di veramente grave, molto molto grave a Policoro. No, è gravissimo. La minoranza ha riportato la questione di nuovo, ha presentato una mozione. Nel regolamento si dice che le domande per poter fare la videoripresa devono essere presentate al Presidente del Consiglio e quindi l'Avvocato Domenico Ranù, che sentiti capogruppo consigliari rilascerà l'autorizzazione o per una sola seduta o per tutte sedute o per l'anno intero. Ma il punto nodale, poi sì, nel regolamento si dice che sono vietati i tagli, le manipolazioni dei video, i salti cronologici, tralasciando poi tutti quegli errori che ci sono nel regolamento, dove ad esempio si fa riferimento si usano delle terminologie senza specificare a chi sono rivolte, perché si parla di divulgazione totale del video consentita solo al beneficiario. Chi è il beneficiario? Giustamente. Non si sa chi è. Avvocato, veramente non rimango meravigliato, perché insomma purtroppo oggi come oggi ne sentiamo di tutto e di più. Ma forse è uno scherzo. No, dico forse. Questi signori che hanno scritto questo regolamento si rendono conto di quello che hanno scritto? Da un punto di vista proprio pubblico. Lo difendono sui social, lo difendono strenuamente. Vabbè, oggi sui social tutto si può dire e tutto si può fare, ma loro sono pubblici amministratori, sono stati eletti dal popolo e devono avere questa funzione. Ma io non lo so, non dico rimango stordito da questo, ma sono cose veramente assurde. Perché insomma sono completamente al di fuori di ogni schema, sia sociale, sia politico e sia soprattutto di libertà di informazione. Io non so, ripeto, è uno scherzo, avvocato Bellizzi, ma glielo chiedo io a lei. E chiediamolo a Paride, forse. Paride, ma è uno scherzo questo. Una fila, però. Lo chiediamo al sindaco Mascia? Sarà uno scherzo, sì. Che poi tra l'altro questo scherzo, diciamo così, riguarda tutti i cittadini, perché in fondo, per come è stato scritto, si rivolge ad altri soggetti e quindi altri comprende proprio tutti. Quindi i cittadini non possono sapere dei loro... Dei loro amministratori, cioè di cosa si fa nell'ambito dell'amministrazione. Non possono più controllare.
non possono più controllare, è vietato controllare, devono controllare solo pochi di fiducia. Ah, io credo che sia un caso unico in Italia, non lo so, pari, io di queste cose sinceramente non le ho sentite, non ho sentito parlare, insomma. Beh, di certo se loro continuano su questa strada si faranno tanta pubblicità da soli, perché penso che questa storia andrà anche su altre emittenti, Ah, perché ce l'auguriamo. Sì, è troppo bella per essere vista. Ce l'auguriamo, perché... Ah, c'è poi da dire un altro particolare. Io, alla fine di tutto, mi pongo sempre la domanda, ma perché? Cioè, a cosa serve? Perché loro dicono, no, ma per regolamentare, il regolamento già c'era sostanzialmente, poi se ci vado a mettere mano a un regolamento è per migliorarlo, non per peggiorarlo. Ma allora, visto che così si è peggiorato il tutto, io mi pongo la domanda del perché... Qual è la funzione che si vuole ottenere? Si vuole impedire a qualcuno, a qualcosa, ai cittadini di poter riprendere anche i singoli passaggi? Non hanno assunto la consapevolezza che sono stati eletti e devono rendere conto, e sono anche soggetti alla satira. La satira, questa sconosciuta, è il sale della democrazia. Dove si può fare satira? Nei paesi dove si può fare satira c'è un baluardo di democrazia. Andiamo, proviamo a fare satira in regimi totalitari. Lì indubbiamente non la prendono bene, perché anche dileggiare, schernire il potente è una dimostrazione, il potente, diciamo il potente, con il piccolo stiamo parlando ma non nessuno deve essere sottratto anche alla critica aspra, dura e sale della democrazia. Sono principi sanciti anche nella nostra Costituzione. Ora, essersi risentiti, secondo me, per alcuni video fatti dagli Onica TV o da altri, dimostra di non aver ben compreso che la funzione che stanno loro svolgendo, o anche tutti, e presuppone purtroppo di dover rendere conto. Anche noi nel nostro piccolo, quando ci siamo esposti su alcune vicende, ne cito una in ordine cronologico per la questione di Jovanotti, ma indubbiamente ci siamo sottoposti alla critica aspra, in alcuni casi da parte di alcuni amministratori, pure con termini decisamente, o di alcuni cittadini, inappropriati, non consoni a chi svolge un ruolo istituzionale. Ebbene, che abbiamo fatto? Ci siamo risentiti, ci siamo messi a piangere, abbiamo fatto un regolamento per far sì che i cittadini che si occupano dell'ambiente non possano essere definiti gufi, avvoltoi, quelli e quell'altro. Nulla di tutto ciò, perché siamo consapevoli nel momento in cui facciamo qualche cosa di pubblico, esponiamo anche la critica, ed è giusto che sia così, deve essere così. Guai se non fosse così. Ma adesso cosa faranno? Crozza ha Crozza ha fatto un'anticipazione sul governo. Al muro, lo metteranno al muro. Giovanotti, l'imitazione di Crozza indica a Giovanotti che vuole fare un tour sulla barriera corallina e porterà 52 tir di mastice, perché se si rompono i coralli noi prenderemo, dice Giovanotti, i mastici e li metteremo in terra. Beh, che cosa dovrebbe fare Giovanotti? Dovrebbe querelare Crozza perché sta facendo satira dura? O dovrebbe Giovanotti adottare un regolamento per cui i suoi eventi non si possono criticare? Non è così che funziona. E comunque quello che io auspico è soprattutto che i cittadini con il cuore, ma non solo, che usufruiscono dei servizi, beneficiano dei servizi di Ionica TV e delle informazioni libere, senza partito, senza... Ce ne vorrebbero altri, in effetti. Cioè, oltre Ionica TV ci vorrebbero... Per amore delle criticità che ci anche vorrebbero, dovrebbero dire. Quindi quella sala del Consiglio Comunale dovrebbe essere piena di giornalisti. Piena zeppa di giornalisti. Invece ultimamente sono 8 anni che i giornalisti pare una
in via di estinzione. Una... Sì, no, c'era una addirittura hanno tolto anche le sedie. Hanno tolto le sedie. No. Prima c'erano delle sedie dedicate alla stampa. Che e bella, io ricordo quando andavo da ragazzina. E adesso no, le hanno tolto proprio. Nell'ultimo consiglio comunale quelle sedie sono scomparse. Come dice un comico di Zelig, sono svampate. Io non vorrei che ora il territorio di Eraclea sia stato trasferito in Turchia con Erdogan, scusate ragazzi, la faccio anch'io. Magari ci potremmo aspettare altri passaggi, quello è il dubbio, però quello che voleva mettere in evidenza Paride è che l'assenza della stampa negli ultimi anni ai consigli comunali è indicativa anche dello scollamento che c'è tra la politica, l'amministrazione pubblica, la gestione del bene pubblico. I cittadini che cosa devono fare? Non trovando, tra virgolette, un'informazione totale o a 360 gradi, il singolo cittadino dice vabbè, se voglio conoscere, informarmi, eccetera, devo andare io lì. Devo andare o mi devo sentire di vedere i televisioni che TV, però i televisioni che TV non li potrò più vedere perché lui non ha chiesto il permesso, non si è fatto autorizzare, non ha il pass, e quindi il cittadino o va al consiglio comunale o si sente la diretta streaming, quello che capisce il 90% non lo capisce, così ben venga, oppure rinuncia e diciamo che questi consigli comunali saranno meno fruibili. Sì. Comunque io credo, avvocato, abbiamo capito bene insomma tutto il contenuto e siamo completamente d'accordo, però io credo, insomma, almeno in questi 43 anni di radio, no? Ne ho vissute di tutti i colori, ma credo che per riprendere un consiglio comunale che è una cosa pubblica, o comunque fare delle foto in un consiglio comunale, penso che non possano esserci ostacoli burocratici o addirittura di censura. Noi crediamo che la libera informazione, se c'è ancora, anche se parte purtroppo tanto libera non è, ma questi sono altri fatti di cui poi potremmo eventualmente parlarne successivamente, ma è l'atteggiamento di una parte essenziale che rappresenta il comune, questa rappresentanza che non riesce ad inquadrare le regole democratiche, fa di questi, non so se si rendono conto, errori o comunque, non lo so, una cosa veramente assurda, perché se un cittadino vuole andare lì e dice vabbè sta parlando il consigliere Totte e me lo registrano, non penso sia errato se debba avere un'autorizzazione, non credo assolutamente, ma poi se c'è Erdogan lì al posto, non lo so, io ripeto. No, Filippo, secondo il loro regolamento, se un cittadino registra un minuto di registrazione, non lo può più pubblicare, perché deve prima pubblicare l'intero per dopo due giorni. Sì. Può pubblicare il pezzettino, quindi un cittadino si deve prima attrezzare tecnicamente con della strumentazione capace di registrare giga e giga e ore di consigliere. Chiaro. Quindi non tutti i cittadini possono farlo, quindi ci saranno cittadini di serie A e cittadini di serie B, diciamo quelli un po' più ricchi possono permettere. No, comunque lunedì noi sicuramente ci saremo. Io avvocato prima. Però se lei viene gentilmente deve portare un paravento, un passo a montagna e un casco. Perché nell'eventualità che ci sia un consigliere comunale che dice che per la sua privacy non vuole essere video ripreso, noi dobbiamo essere già attrezzati. Porto una maschera. Il casco, il passo a montagna o il paravento, in modo tale che lui potrà fare l'amministrazione della cosa pubblica ma con la tutela della privacy. Attenzione. No, il paravento forse riesce a coprire anche più consiglieri contemporaneamente. Ce ne sono due o tre, sì. Tutti quanti amministratori con la privacy, con diritto di privacy. Io verrò travestito e niente. Farò il sosia di Hitler, mi travestirò da Hitler, va bene? Okay. L'aspettiamo. Avvocato, prima di lasciarci, ci sono giunti comunque tanti messaggi di solidarietà.
ma in particolare uno che vuole che io le ponga una domanda direttamente, ed è di Sant'Arcangelo, anche se è un pugliese, ma ormai da anni vive a Sant'Arcangelo, si chiama Nino Tatolo. Perché purtroppo alcune disfunzioni, avvocato, anche in altri paesi si notano, come a Sant'Arcangelo, come denuncia questo Nino Tatolo, in quanto, ecco, mi chiede appunto il suo parere, dice, leggi il messaggio e poi l'avvocato se può dare un parere, di un messaggio inviato a lui da una consigliera comunale di Sant'Arcangelo, messaggio inviatogli attraverso, dovrebbe essere Facebook, giusto? Facebook, WhatsApp. Allora si rivolge, dopo che questo Nino Tatolo ha fatto delle osservazioni politiche sull'amministrazione comunale e quant'altro, questa consigliera comunale risponde: grazie signor deficiente, tanto di cappello, carissimo signor Nino Tatolo, non vedo l'ora di cacare alla faccia sua, glielo dico con tutto il cuore, ops, mi sono appena corretto, avevo scritto a cavare. A chi è di competenza gli giri il messaggio, grazie, correggo subito, post scritto, muoio dalla voglia di incontrarla, con la speranza che lei non abbassa la testa come lo struzzo, magari in pubblico su un palco per dar pane agli avvoltoi. Dunque, dimenticavo, grazie per lo screenshot, l'altro ha ragione, l'ho appena fatto in un post del Corpo dove si evacuano escrementi come lei, cioè lo screenshot l'ho appena fatto in un posto del mio corpo dove si evacuano escrementi come lei. Questo è un messaggio che una consigliera comunale di Sant'Arcangelo invia a Nino. Cosa ne pensa lei? Ma purtroppo se mi chiede un parere giuridico, no, credo che sia inopportuno in questa... No, per il giuridico. Però chiede un parere così. Ritorna sempre il punto al fatto che chi si candida pensa di non candidarsi in un'epoca moderna, forse... il concetto è quello di candidarsi a diventare regnanti, no? Di sangue blu, dove la parola del signore feudale, quant'altro, è incontrovertibile, è incriticabile e ci si deve sottoporre. Invece così non è, un cittadino, naturalmente sempre nel rispetto della parola, chiaro, si rivolge a un amministratore ed esprime una critica corretta, educata, magari aspra, dura, senza trascendere nella volgarità, ha diritto a delle risposte dello stesso tenore, cioè corrette e le più chiari possibili. In questo caso mi sembra che l'ascoltatore di BR2 deve aver posto delle domande, delle critiche politiche, legittime, dovute e opportune, perché ripetiamo, se non ci fosse la critica politica non ci sarebbe la democrazia, siamo in regime totalitario. L'amministratore dimostra di non essere all'altezza della situazione, di non aver capito il ruolo che svolge, e dovrebbe quindi immediatamente chiedere scusa, perché ci possono anche essere dei momenti di... Sì, tutti sbagliamo, no? Magari è stato un errore. Pubblicamente o privatamente si rivolgerà a questo cittadino chiedendo venia dell'errore, della mancanza di correttezza. Cominciate a rendervi conto quando vi candidate che se la vostra conformazione caratteriale non è consona, non è conforme a questi confronti e alla democrazia, rinunciate. Si possono anche dimettere i consiglieri comunali che si rendono conto di non poter affrontare nella maniera corretta. Quindi l'ascoltatore ha perfettamente ragione di dolersi. Chiaro, infatti nei notato mi dice appunto di chiedere se questo si può dire a un cittadino, ecco, non lo chiedeva da un punto di vista legale. Intanto non si può dire in una normale conversazione, io sono anche per la correttezza e l'educazione a prescindere
sempre, anche quando c'è uno scontro durissimo, ma nel rapporto tra amministratore e cittadino, ancora di più l'amministratore deve avere a mente le regole della correttezza, perché lui in quel momento rappresenta l'amministrazione comunale. Certo. Anche fuori dalle sue, anche un avvocato quando svolge le sue funzioni, c'è nel nostro codice di deontologia, deve sempre avere il decoro e il rispetto anche nella vita privata. L'amministratore è amministratore nel momento stesso in cui il cittadino gli pone la domanda, magari fuori anche dall'orario, fuori dall'assise, fuori dal consiglio, fuori dalle riunioni. In quel momento, quando il cittadino gli sta ponendo le domande, è una richiesta di aiuto, è una richiesta di chiarimento, anche una legittimazione, perché si sta rivolgendo a te, riconosce a te, amministratore, una funzione. Tu che fai? Gli rispondi battendo la porta, offendendo a chi butta la tua porta? Non è così. Allora, l'amministratore non è in grado di svolgere la sua funzione. Chieda scusa immediatamente, faccia tesoro di questo sbaglio affinché per il futuro non lo ricommetta. In caso contrario, si dimetta perché non è alla stessa la situazione. Io, avvocato, prima di lasciare sia lei che pare, a cui non siamo vicini e saremo vicini sicuramente lunedì e quant'altro, però noto che purtroppo, soprattutto almeno noi abitiamo qui in Basilicata, fatti del genere in cui amministratori non riescono a comprendere il ruolo che svolgono, ce ne sono, anche sindaci. Io non voglio approfittare della sua presenza né voglio coinvolgerla assolutamente in cose che sono accadute a questa emittente, però qualcosa me la ricordo. Qualcosa, io per esempio. Pensiero corre subito, vediamo se stiamo pensando la stessa cosa. No, io le faccio sentire uno spot, lei vediamo un po' se ha capito lei oppure. No. Credo di aver capito. Vediamo, lo sentiamo insieme, avvocato. Salve, sono Lupo Solitario. Alcuni sindaci di Basilicata odiano la libera informazione. Un esempio reale, concreto, eclatante? Alcune frasi indirizzate telefonicamente al sottoscritto dal primo cittadino di Pisticci, Viviana Verri, del Movimento 5 Stelle. Vi denuncio, avete capito? Sì. Vedere come ci sarà la procura a casa sua tra poco. Brutto stronzo, andava a fanculo. Brutto stronzo, andava a fanculo. Brutto stronzo, andava a fanculo. Un caro saluto a tutti da Lupo Solitario Filippo, di BR2, naturalmente. Avvocato, sa da dove partiva questo che mi è stato riferito? Soltanto perché io avevo dato voce a cittadini di Pisticci e di Marconia che denunciavano alcune disfunzioni appunto dell'amministrazione. Come accade qui a Policore, poi a Policore hanno scritto che non si può manipolare, e caro Filippo, hai manipolato. Non si può fare in Italia, non lo sapevi, ma la legge di Policoro è superiore a quella della... Ma non è di Policoro, è una questione. Allora, sì, io la telefonata me la ricordo perché poi venne a conoscenza questo particolare. Mi dispiace moltissimo, perché comunque un amministratore anche nel momento più difficile e duro, perché ripeto, è una funzione anche molto difficile da svolgere, le pressioni sono tantissime, ma il rispetto è la prima regola, il rispetto, l'educazione e il riconoscimento che gli altri, quando pongono domande al pubblico amministratore, hanno il dovere, e anche la critica. In quella intervista mi ricordo che un suo ospite fece riferimento all'amministrazione comunale, fece riferimento a Pisticci dove c'era mafia, e questo ha suscitato oltremodo l'indignazione del sindaco Viviana Verri. Bene, se lei fosse stato un amministratore attento avrebbe chiesto un incontro urgente con quelle persone per capire qual era la problematica, perché lei l'ha negata così, no? Sì. Ha negato un grido di aiuto di alcuni dei cittadini. Sì. Io avrei cercato di capire, ma perché?
qual è la problematica, cosa le è accaduto. Allora, ipotizziamo che un cittadino, facciamo l'esempio di Policoro, dovesse dire a Policoro c'è la mafia perché mi hanno chiesto il pizzo. Prende il sindaco, stiamo dicendo un'eventualità, e l'aggredisce verbalmente perché lei non si... Questo è un tentativo di nascondere un problema. Se c'è, va appurato ed eliminato. Se invece non c'è, magari va rassicurata la persona che ha inteso vivere un problema in maniera non corretta. Perfetto. Ma lei non si è neanche accertato del problema e già passa. E se invece quel cittadino avrebbe potuto o voluto dirle di più? Sì. Da quel momento in poi, da quella telefonata, ha saputo che non si può rivolgere al sindaco. Perché a Pittici non si può dire che c'è la mafia. E come fa a dire che non c'è la mafia? Va bene. Ma come fa a nascondere un'eventualità come questa? Okay. Ah, mi ricordo che tanti anni fa si diceva che, anche in Sicilia si diceva che no, la mafia non esista. Sì, il sì. Problema della Sicilia era il traffico. No, sì. A Palermo c'era il problema del traffico. Ma anche a Policoro ce n'è troppo adesso. Ok, purtroppo. Anche a Sant'Arcangelo, io soltanto perché alcuni giorni fa ha fatto il nome di uno spacciatore, sono stato aggredito non soltanto sui social, non so se sapete, no. Non so, stranamente l'altra notte sono stato visitato qui in radio e sono intervenuti i carabinieri, la sicurezza, la città di Potenza, perché è scattato l'allarme, qualcuno si è introdotto, non sappiamo chi naturalmente, chissà con quale intenzione. Grazie poi al pronto intervento dei carabinieri. Qua d'altro voglio dire, non voglio collegare un po' al nostro operato, però parecchi si sono offesi lanciando anche su Facebook tipo i nomi non si fanno giornalista, sono ancora su Facebook, cioè degli spacciatori. Potremmo andare avanti, c'è una strana atmosfera qui in Basilicata che si sta consumando sia dal punto di vista politico e anche di quello che ora è stato toccato così senza volerlo, l'argomento appunto di cui stiamo parlando. E purtroppo sì, ma poi la cosa preoccupante da farlo, anche spero che i cittadini possano comprendere, possono sembrare piccole questioni, ma non sono così, perché invece attraverso l'informazione piena, ma anche attraverso la satira e la critica, passa tutto. I cittadini dovrebbero essere i controllori dei propri amministratori, nel rispetto, certo, nel rispetto delle istituzioni, questo indubbiamente. È chiaro, è chiaro. Ma nessuno è immune a verifiche e a considerazioni anche aspre. Okay. Sempre nel rispetto, ripeto, della corretta. Negli Stati Uniti abbiamo la procedura di impeachment del Presidente degli Stati Uniti, che non può essere neanche lui l'uomo più potente del mondo, superiore alla legge. E negli Stati Uniti la satira e la critica e l'informazione sono poteri veramente riconosciuti e intangibili e intaccabili. Poi andiamo in accusazione. Arriviamo in Basilicata Saudita. C'è Erdogan, la saluto avvocato, ci vediamo lunedì se Dio vorrà, sì, saluto anche l'amico Paride, mi raccomando Paride. Ti aspettiamo, vedrai cose che vuoi non va potete iniziare. Vedrò anche l'atmosfera che si respirerà. Grazie avvocato Bellizzi, grazie a Paride. E a lunedì se Dio vorrà, grazie. Arrivederci.